perdere tempo. Quando tu torni a casa e vedi il tuo figlio o tua figlia bambino, e perdi tempo. Ma in questo colloquio, che è fondamentale per la società, perdere tempo con i bambini. E quando tu torni a casa e c'è il nonno e la nonna che forse non ragiona bene o non so, ha perso un po' la capacità di parlare, e tu stai con lui o con lei, tu perdi tempo. Ma questo perdere tempo fortifica la famiglia umana. Ci vuole spendere il tempo, un tempo che non è reddituale, con i bambini e con i vecchi. Perché loro ci danno un'altra capacità di vedere la vita. Tu sai perdere il tempo o tu sei sempre affrettato della velocità? No, sono in fretta, non posso. Sai perdere il tempo con i nonni, con i vecchi? Sai perdere il tempo giocando con i tuoi figli, con i bambini? Questa è la pietra del paragone, eh? Pensate un po'.